Luca Sommi, come la vedi rispetto non tanto alle transizioni verso i popolari europei, ma alle considerazioni che faceva anche il professor Pasquino su questa cattiveria che pure Andrea Mancia ha con grande decisione respinto? Beh, non so se è cattiveria, ma non c'è dubbio che c'è un cinismo politico che va a negare i fondamenti della politica, cioè la prima istanza della politica, la cosa più importante per la quale la politica è nata è quella di cancellare le sperequazioni sociali, di aiutare chi non ce la fa, lo dico sempre ad ogni trasmissione in cui vado. E qui invece si va a ostacolare la vita di chi non ce la fa, perché da un lato si toglie il reddito di cittadinanza promettendo corsi di formazione straordinari che avrebbero consentito di trovare quel lavoro che non era messo in relazione con la domanda. Quindi nella campagna elettorale la destra diceva sempre che il lavoro c'era, ma non era messo in correlazione con la domanda. I corsi di formazione non ci sono. Il lavoro non c'è, la correlazione non c'è ed è stato tolto il reddito di cittadinanza. Dall'altro lato il salario minimo, questo è paradossale. Il salario minimo, si diceva in studio che non devono essere i governi, invece io credo che proprio devono essere i governi, esattamente come è accaduto in Germania, dove il salario minimo è 12 euro, ossia dove non arriva la contrattazione collettiva, che non è una cosa perfetta, è una cosa imperfetta come tutte le cose dell'uomo, dove non arriva la contrattazione collettiva deve arrivare lo Stato. Deve andare in ottemperanza di quegli articoli costituzionali che garantiscono una vita dignitosa ad ogni persona e ogni lavoratore deve avere un compenso che consenta a lui e alla sua famiglia una vita dignitosa, appunto. Ecco, dove non ci arriva lo Stato italiano. Perché? Perché ci sono dei contratti collettivi, ossia firmati tra le parti sociali, cosiddetti contratti, diciamo, fiduciari, guardiania, portineria, metronotte, via dicendo, che hanno un contratto collettivo, non pirata, collettivo di 4,50 euro all'ora. Porti a casa 2,50 euro all'ora netti, porti a casa 20 euro al giorno dopo 8 ore di lavoro. Ecco, io credo che questa sia una delle cose delle quali io mi vergogno di vivere in un paese così. E sono, amo il mio paese più di ogni altra cosa, ma è un paese che garantisce, che non garantisce di prendere più di 2 euro all'ora, io mi disconosco. Allora, Luca Sommi, tu che scrivi in un giornale che da subito si è posizionato con grande atteggiamento critico nei riguardi di Mario Draghi, l'eredità è così pesante che è difficile liberarsene? Io credo che non ci sia un'eredità politica di Mario Draghi, così come non esisteva un'agenda politica di Mario Draghi. Mario Draghi non può lasciare eredità perché il valore della sua presenza in politica era il pregio della sua persona, la sua autorevolezza a livello internazionale. Però in un governissimo dove c'erano tutti fuorché Giorgia Meloni, che come da parole del presidente Mattarella non doveva avere connotazioni politiche, non poteva partorire idee. L'unica idea che ha partorito è stata orribile, la riforma Cartabia, nella quale vedremo gli effetti tra qualche anno, monitoriamo il processo sul Ponte Morandi e vedremo cosa porterà la riforma Cartabia. Allora, Mario Draghi è una grande personalità internazionale, però per fare politica che bisogna conoscerla. Rino Formica diceva che la politica è sangue e un'altra cosa. Ecco, Draghi non è fatto per questo ruolo. Può essere un grandissimo nonno, può essere stato un grandissimo burocrate, ma sicuramente non un politico, perché per un politico serve la concertazione. E Mario Draghi non è stato uno capace nella sua vita, per i ruoli che ha avuto, di dovere e poter concertare. E lo vedremo chiaro presto, se il caso Regeni continuerà a essere tenuto come banco di prova della lealtà di Al-Sisi nei confronti dell'Italia. Luca Sommi, mi regali un tweet su questo? Sottoscrivo tutta la mozione Mieli e aggiungo che la vicenda denota l'ipocrisia del nostro paese nel caso Regeni. Perché vi ricordate che veniva chiesta e viene chiesta la verità per Giulio Regeni anche a livello istituzionale e poi non c'è stata nessuna azione concreta, nessuna azione di governo concreta dell'Italia nei confronti dell'Egitto. Questo perché si vede che la ragione di Stato era più importante della verità sulla morte di un ragazzo. Ecco, questa ipocrisia è emersa da questo caso che fortunatamente è finito bene e se anche ci fosse stato un baratto o qualcosa, la vita di un uomo è più importante di qualsiasi altra cosa.